lacrime che uscivano dai suoi occhi che ha dovuto asciugare con i suoi capelli. E in quel momento magari gli altri dicono: ma come mai questa donna che non è stata manco invitata a questa cena? E poi anche Simone osa di dire: se questo veramente fosse un profeta, se questo conoscesse chi è questa donna peccatrice, la allontanerebbe dai suoi piedi, è vero? E quindi Gesù gli racconta, gli dice: guarda Simone, un uomo molto potente aveva due debitori. L'uno aveva preso in prestito 50 denari, mentre l'altro ne aveva preso 500. E è arrivato il giorno in cui dovevano pagare, e quando sono entrati davanti a lui, egli gli ha perdonato il debito. Chi ha ringraziato di più, chi doveva 50 o chi ne doveva 500? E lui risponde: secondo me, chi doveva di più. Gesù gli risponde: giustamente hai detto, perché a chi gli si perdona di più amerà di più. Amen. E ci sono tanti motivi che abbiamo qui in questa mattina per ringraziare il Signore. Se ognuno di noi si alza e comincia a raccontare tutti i motivi che ha, sicuramente non finiremo mai. Ma a parte tutti questi motivi, tante volte cantiamo non per quello che tu fai, ma per ciò che tu sei. Ma in realtà c'è un evento molto speciale per ringraziare Gesù, e lui parlava del perdono, perdono del debito, è vero? C'è un evento molto speciale nel Calvario e nella croce, e veramente che dobbiamo ringraziare, perché quello che Dio ha fatto in croce è la cosa più grande che possiamo ringraziare. Infatti Giovanni capitolo 3 fa un resume di tutto il Vangelo con la spiegazione più grande, perché la spiegazione più grande, in tale modo l'espressione più grande, amò, l'amore più grande, il sentimento più grande, il comandamento più grande, il mondo, è vero? E anche il sacrificio più grande, che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché il motivo più grande, il mondo, non si perda la condannazione più grande, ma anche la speranza più grande abbia la vita eterna. Quindi in questo momento c'è molto veramente da ringraziare, e che Dio non soltanto ci ha perdonati, che Dio non soltanto ci ha amati, ma che Dio ci ha salvati. Amen. Quindi il ringraziamento è un'espressione. Noi possiamo venire qui e possiamo cantare grazie Signore, ma il ringraziamento non finisce soltanto lì. Questa donna era stata perdonata da Gesù, e molte volte noi ringraziamo, magari te dà una spinta, scusa, ah grazie, quello è un ringraziamento. Perché? Perché ti ha chiesto scusa. Ma invece il ringraziamento che noi cristiani dobbiamo avere verso Gesù non si può limitare soltanto a un'espressione, a una parola, perché dire grazie è molto facile, ti ringrazio Gesù, tutto il mondo lo dice, ma il ringraziamento che Gesù vuole veramente, fratelli miei, Gesù è morto al nostro posto, perché possiamo vivere al posto suo, e questa è la vita cristiana, e questo è il modo di vivere Gesù. La Bibbia dice che siamo un sacrificio vivo, quindi che la nostra vita è la stessa vita che Gesù ha lasciato in noi. Egli ci ha vivificati quando eravamo morti. Io non trovo un motivo più grande per ringraziare Dio. Dio farà tante cose, Dio vuole fare tante cose, ma il fatto più grande rimane sempre là, nel Calvario. Amen. Quindi una volta dice che Gesù, mentre andava a Gerusalemme, attraversando da Samaria, vuole fare, perché? Perché la misericordia di Dio abbraccia tutti gli esseri viventi. Ma questo non si è limitato soltanto al miracolo, alla grazia di Dio, ma è tornato indietro. E quando è tornato indietro, si è inginocchiato davanti al Signore, e in quel momento il Signore gli dice: tu soltanto non sei stato guarito, ma la tua fede oggi ti ha salvato.
questo è quello che il Signore vuole. Noi tutti possiamo ricevere la benedizione di Dio. Tante volte uno si trova le persone, ah, il Signore ha fatto questo per me, il Signore ha fatto l'altro, il Signore mi sta benedicendo, ma il Signore non si vuole limitare e non vuole che noi ci limitiamo soltanto a ricevere la benedizione di Dio, la risposta di Dio, no? Ma che noi possiamo abbracciare la grazia e ricevere il dono della salvezza. Amen, amen, amen. Amen. Che cosa ha spinto questa donna a fare questo atto di ringraziamento? E che cosa ci spinge in questa mattina non a rimanere soltanto? All'inizio cantavamo ritorno a te, è vero? Perché tante volte si riceve il favore e si continua la vita da lontano. Signore, ho questo bisogno, ho questa necessità, ritorniamo, andiamo da Lui, avviciniamoci a Lui, viviamo con Lui, viviamo Lui. E questo è il modo veramente di ringraziare ciò che Egli è, ciò che Egli ha fatto. Quindi vorrei lasciarvi con questo pensiero da parte del Signore. Era molto prezioso il profumo, era molto valioso. E il ringraziamento fa che noi sacrifichiamo ciò che per noi vale, che per noi è importante. Tante volte magari dici, ah, ma queste persone perché fanno questo, magari il pastore perché ha lasciato tutto là, è venuto qua, ha sacrificato una vita, un'economia e tante cose, perché c'è un sentimento di ringraziamento e noi serviamo Gesù per ciò che Gli è, ma per un modo di ringraziare ciò che Gli ha fatto per le nostre vite. Amen. Quindi con questo finisco. Dio vi benedica. Amen. Adesso in un attimo vorrei ringraziare il Signore anche per la vita di mio figlio che è appena nato, ha 3 mesi, quasi 3 mesi, e anche la futura sorella Chloe. Quindi abbiamo accolto l'opportunità per presentarli davanti al Signore. Come voi immagino che sapete, noi i bambini non li battezziamo perché il battesimo è per persone adulte. Amen. Quindi vorrei invitare il fratello Adrubal che lui venga qui e faccia una preghiera per i bambini. Gloria al Signore Gesù. Aspettiamo qua. Gloria a Dio. Ci sono, questa è una preghiera molto molto importante, sarà legata al loro cuore e noi, come abbiamo sentito dal pastore, noi non battezziamo i bambini perché loro sono puri, non hanno niente, hanno soltanto la benedizione di Dio, non sanno e cosa è il peccato, cosa è l'amarezza, cosa è la vendetta, non sanno niente. Sì, sono puri, ma purtroppo in loro c'è un piccolo virus che si chiama peccato, e quel virus si svolgerà giorno a giorno, e dopo vedremo il frutto quando iniziano a conoscere cosa è il peccato. In quel momento loro devono fare la scelta più importante della sua vita e consegnare la loro vita a Gesù Cristo. Non è... Ok, allora per me è una benedizione. La Bibbia dice che il Signore toccava, sì, i bambini, e cosa succedeva dopo? Nessuno lo sa. E benediva i bambini. Questo dice la parola del Signore. Altre cose sono quelle che dicono gli uomini, ma la Bibbia dice che il Signore tocca e benedice, e basta. E Dio vuole toccare a Chloe, e non soltanto oggi, giorno a giorno. E Lui ha l'incarico, la responsabilità di insegnare la parola del Signore visualmente, sì, perché loro
iniziano a capire visualmente e dopo inizieranno a sentire e ultimo inizieranno a parlare. Anche loro sono una famiglia pastorale, ma sono anche genitori, e niente, la benedizione del Signore ci sarà anche nella vita di Mattia, continuerà a crescere piano piano. Facciamo una preghiera al Signore, mettiamoci in piedi per favore. Io ringrazio. Stavo parlando con un fratello austriaco, sono stato a Vienna questa settimana e lui mi diceva: questa generazione è praticamente persa, dobbiamo fare un lavoro per questa nuova generazione. Lei appartiene a una nuova generazione, lui appartiene a una nuova generazione. Questa generazione che già sta praticamente morendo ha detto: Dio non esiste, ma si sta alzando un'altra generazione con un pensiero diverso e dice: Dio è vero, Dio è reale, Dio ha l'autorità. Per quello è molto importante, lui è più importante di me, lui rappresenta il presente e il futuro, io soltanto rappresento il presente. Per quello io, ogni cosa, Signore, mi ha portato un canto, una lode, una testimonianza, un versetto, cosa? Non lo so, questo lo spazio per la tua famiglia, se volete farlo di là, di qua, come vuoi. Sandra, c'è una libola, non posso lottare. Sono entrata in digiuno e preghiera perché volevo un versetto da parte di Dio, non da parte mia. Entro in digiuno, preghiera, il Signore ogni tanto c'è l'abitudine di svegliarmi alla sera, durante la notte per pregare. Io sono un po' figlia, non mi alzo. Perdo il sonno durante la notte, il Signore mi sveglia e io non mi alzo. Stanotte mi sveglio con qualcuno che mi tocca, perdo il sonno completamente, ho iniziato a parlare con Dio e ho detto: Signore, dammi un versetto, perché io non so cosa dire, non canto perché c'è mal di gola e non riesco, non so cosa portare in chiesa. E il Signore mi ha detto nel mio cuore: solo ringrazio. E io di solito non parlo. Non ho mai parlato della mia vita, non ho mai dato una testimonianza in chiesa nessuna. E oggi io voglio ringraziare a Dio perché ieri sera parlavo con mio fratello, era mezzogiorno, ero in cucina, e ho detto così: Willamis, guardi che oggi ho una famiglia, a 8 anni ho perso la mia completamente. Io e lui siamo dopo di arrangiarci, sono cresciuta per strada, da sola, però non da sola, io pensavo che era da sola, non potevo dire, a mio fianco, il mio sempre ci ha preso cura di noi, sempre, come la sorella Rachele ha parlato, ho passato tanta fame, ma avevo sempre qualcuno che ci portava un piatto, sempre qualcuno ci portava un piatto, magari una vicina che diceva: no, dividi tra di voi, e così abbiamo fatto. Oggi io ringrazio Dio primeramente per la famiglia meravigliosa che il Signore mi ha dato. Alleluia. Il Signore mi ha dato, sono arrivato in Italia, mi ha tolto del Brasile, lui sa il perché, io lo amo vicino. Mi ha dato una famiglia meravigliosa, un marito meraviglioso, un figlio unico. Dio mi ha curato di un cancro.
poche persone lo sanno, ma ero incinta e ho saputo che avevo una macchia nel mio utero. E dopo aver avuto mio figlio, ho dovuto dopo un mese rifare un intervento, togliere un pezzo del mio utero. E così io ringrazio a Dio per tutto. Alleluia! Alleluia! Tutte le cose. Oggi ho un altro pezzo della mia famiglia che è lui. E devo ringraziare a Dio che lui è qua. Amen. Con me. So che questo è solo l'inizio. Amen. Solo l'inizio di tutto quello che il Signore ha ancora nella nostra vita. So che manca un pezzo ancora che è rimasto lì, la sua moglie e i suoi figli, ma so che verranno anche loro. Amen. E così io voglio ringraziare a Dio di tutto, della cura che lui ha avuto fino ad oggi. State minacciati di morte, tante cose successe nella nostra vita, ma il Signore ha sempre avuto cura di noi. Amen. E così io voglio, come ha detto lo Spirito Santo nel mio cuore stanotte, voglio solo ringraziare. Ringrazio, bacio a tutti. Amen, alleluia. Grazie, ci sono tante cose belle da dire al Signore Gesù. Tutto ciò che il Signore fa è bello, anche perfetto. Mari, hai qualcosa da dire oggi? O leggere o... Ah, lei sarà l'ultima, ok? E... Si manca qualcun altro, secondo me, perché ancora resta un bel... Non ho preparato nulla oggi, abbiamo preparato poco e hanno venuto, voglio essere sincera, perché abbiamo pregato in questa settimana, ma tra una cosa e l'altra stamattina ci siamo accorti che non avevamo preparato niente. Ma Dio conosce il nostro cuore, conosce la nostra vita, conosce quanto noi lo amiamo e per quanto io voglio solamente dire, solamente, non è un aggettivo giusto, Dio ci ha salvato. Io sono felice oggi di ringraziarlo, perché la mia vita non è stata una passeggiata. E oggi ringrazio Dio per tutto quello che io ho passato nella mia vita. Ho scavalcato le montagne, credo di morire, lui mi ha fatto passare 40 anni, ho conosciuto solo 40 anni, ma in questi 40 anni sono stati 40 anni nel deserto, ma nel deserto senza cammini, fratello, non c'era proprio niente, ma il Signore mi ha istruito, e questo l'ho capito solo quando l'ho conosciuto, quando ho conosciuto Gesù, e il Signore mi ha così arrabbiata, ma così arrabbiata che dicevo, ma solo me, ma con tutta la gente che c'è, sempre a me. Ma poi ho scoperto la cosa più bella, la meravigliosa cosa che sì, forse hai sbagliato, era quello che ha fatto anche la mia mamma, che oggi non è qua perché non sta bene, ha 83 anni, le ha dato la vita al Signore a quasi 80 anni, ha riconosciuto che il Signore era l'unica via. Oggi posso sorridere di tutte le peripezie, di tutti i dolori, di tutto quello che può essere. Sorrido perché il Signore ci ha dato una vita eterna, ci ha dato qualcosa di meraviglioso e oggi come non ringraziarlo? Molte volte io faccio fatica, io vorrei ringraziarlo ma non mi basta ringraziarti, vorrei usare anche aggettivi più forti e molte volte mi viene difficile parlare con chi non conosce il Signore perché non so quale aggettivo più grande per dire tu non sai cosa ti stai perdendo. Perché quando ce l'hai, quando ce l'hai è meraviglioso, quando ce l'hai ti cambia tutto. Dico, ma altrimenti non finisco, non pensate che sia da domani, siamo alle Hawaii con un frellone, no. Ma il Signore ti aiuta a ogni circostanza, tu non sei mai solo. E anche nei momenti che piangi, anche quando pensi che l'ultima parola è la sua, ricordatevi, l'ultima parola è la sua. Sembra che tutto sta morendo, ma... basta una preghiera,
una preghiera potente che Dio è sempre 24 ore su 24. Fratelli, lui non chiude il negozio alle 7:30, lui c'è sempre di notte, di giorno, di mattina. Ogni volta che abbiamo bisogno, noi, lui è lì, presente. Siamo noi che manchiamo, ma Dio è un padre meraviglioso. Amen. Lascio la parola a Matteo 28, che dice: beato chiunque teme il Signore e cammina nelle sue vie, allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. Tua moglie sarà come una vigna fruttifera nell'intimità della tua casa, e i tuoi figli come piante d'olivo e tuoi figli che teme il Signore. Il Signore ti benedica e possa tu vedere. Quando il pastore ha detto avete qua con la bambina, ho detto signore ci siamo noi qua, ho portato me davanti a te, ho portato la mia vita, perché per, come ringraziamento io sono qua, ti voglio servire, ti voglio ringraziare per come tu fai vedere veramente dov'è la via. Signore, amen. Mi è venuto in mente un versetto che non conosco neanche molto bene, non ho tanta memoria, dove lui dice quello che è nelle mie mani nessuno lo può rapire. E io ringrazio il Signore perché la mia vita, quella della mia famiglia, delle persone che sono nelle sue mani. Amen. La sua è l'ultima parola, lui fa vedere quello che i nostri occhi hanno anche qua oggi, per le vostre preghiere, sono sicura che ci sono state, sono arrivate e hanno portato frutto. Amen. E lo voglio ringraziare questa opera e lo ringrazio perché veramente lui ha tutto il controllo e l'ultima parola è la sua in ogni cosa. Amen. Amen. Un attimo tra poco consiglio così. Mi fa piacere sentire le persone veramente come ringraziano Dio e si fa un piccolo riassunto di quelle benedizioni. È impossibile raccontare la benedizione del Signore, ma possiamo offrire al Signore un canto, veramente il canto è un poema, amen? È una forma di ringraziare il Signore Gesù. Che cosa ti renderò per quello che mi hai dato? Intanto il mio cuore come un calice di gloria.
Amén. Grazie. Gloria al Signore Gesù, siete molto generosi, amén. Come siamo un popolo generoso, facciamo la raccolta dell'offerta in questo momento, amén. Grazie a Dio che questa sala all'inizio era un impossibile, era una sfida irraggiungibile, ma grazie a Dio che il Signore ci ha dato ogni cosa e abbiamo avuto la possibilità di pagare domenica a domenica l'affitto di questa sala. È una sala molto accogliente, molto bella, e io so che tra poco noi ci staremo qua e il popolo del Signore aumenta giorno a giorno la grazia di Dio. Allora io veramente oggi invito al fratello Santo che per favore si ci può raccogliere l'offerta, nome del cestino. E